e tutti portano la zucca. Sono nuovo io, questa volta su Soul 2 Flesh and Blood. Dopo che l'ultima volta abbiamo fatto cadere lo schizzato psicopatico dentro la tromba dell'ascensore, quello con la gabbia ferrata in testa, e siamo osservati. Sì, siamo osservati. Dobbiamo procedere. Allora, c'è una scia di sangue, siringa. Ok, per il momento siamo messi bene. Non credo che ci sia a questo punto una barra della vita in questo capitolo. Penso più che ci sia tipo il velo rosso che a un certo punto compare se tipo ti indebolisci troppo o vieni colpito troppe volte di fila. O coppiatore, ok. Qua c'è 4 orologio, fermo alle 4. Nove. Non ho trovato nulla. Ah, ok, c'è la luce. Quelle cosa sono? Tipo le 3? Ecco, quello è un altro collezionabile. Adesso se riusciamo lo recuperiamo. Ma qui non c'era tipo l'interruttore della luce? Funziona? Oh, ok. Così magari si vede anche un po' meglio. Ho sentito un rumore. In ogni area del gioco che visiterai esiste un unico pupazzo. Sono nascosti utilizzando i puzzle più subdoli di Jigsaw. Non sei obbligato a collezionare questi pupazzi, ma tieni presente che Jigsaw premia chi mostra il proprio valore. E beh, vabbè, se riesco a raggiungerlo. Che poi in realtà il primo è banale di gioco. Ok, qua c'è il salvataggio. Io salverei. Ah, ho capito, quindi hanno aggiunto sì, ma zio. Azzo. Ma non posso ruotare niente ormai. Allora. Ok, questo sarà un dito al culo. Questo è un famigerato dito nelle chiappe. Perché questo. Ok, questo. Ok. Perché non è come il primo che ti bastava girarli e questi andavano a concatenarsi come meglio volevano. Si respingono se sono. Allora, devo scoordinare questi. Ok. Fatto questo, devo scoordinare questi. Come cazzo? Allora. Mamma mia, ma è un bordello con questa cosa dei poli che non si devono contrastare. Perché vedi, porca puttana. Cioè, ad esempio, per girare questo devo girare questo. Ora, che posso fare? Posso girare questo, posso rigirare questo, posso girare questo. Ora posso girare questo. Girare questo e girare questo. Madonna, che casino! È un bordello! Ma qui? Ah, qui proprio caduta verso il nulla più totale, ok. Perché vibra tutto? Allora, qua dovrebbe esserci pupazzo. Oh cazzo, allora, aspettate. Ah no, aspetta, il blu era tipo 3, questo me lo ricordo perché era proprio in posizione. Ok, lo mettiamo così. Ora. No, non c'era un sistema di stamina, se non erro, in questo gioco. Allora, quello era così. Questo era 9 ed è la stanza verde e questo è tipo 4, quindi
4 rosso, 9 verde. Madonna, meno male che nel precedente episodio ho detto ho una memoria della Madonna. Certo, non mi ricordo nemmeno quello che ho guardato 3 secondi prima. Quindi 4 rosso e 9 verde. Yes! Pupazzo di Billy. Fatto per te. Non apprezza, la gente non apprezza. Certo che cazzo di edificio hai preso per le tue prove? Put on some pounds, appesantisciti. Appesantisciti. Ah, forse ho capito. Questo si può spostare? Sì, vai. Spingi! Spingi con le tue gambe, maledizione! Spinga! Ok, molla. Funziona? Signor Jigsaw, abbiamo un problema. Ah, perché mancava il millimetro. Ok. Perché sulla X c'era quella qualcosa. Ok, abbiamo superato il crepaccio. Avevo visto una cosa che sbirrucicava. La scelta giusta, ho incontrato l'assassino Jigsaw e l'ho lasciato scappare. Il prezzo era troppo alto e io ero troppo debole. Jigsaw teneva sotto la minaccia delle armi la famiglia di Gordon. Sono stati sparati dei colpi ed io sono corso a rispondere. Se non fossi stato nell'edificio adiacente, non so cosa sarebbe successo. C'è stata una sparatoria nell'appartamento di Gordon, poi Jigsaw è sfuggito ed io l'ho inseguito. Jigsaw è un uomo basso con i capelli castani, grandi occhi blu. Ho dato un'idea dei connotati ad un agente una volta liberato dall'inferno chiamato Whitehurst, ed era il manicomio del primo capitolo. Jigsaw mi ha intrappolato, ha fatto cose orribili. Alla fine mi ha fatto scegliere, abbandonare l'inseguimento per far sopravvivere gli altri o continuare ad inseguirlo e vederli morire. Ho lasciato perdere. Non so se ho fatto la scelta giusta. Questo è un documento di Tapp, allora, del Detective Tapp, perché è Tapp che ha preso la scelta finale. Dossier di un caso 11 su 50, la Madonna. Non si vede un beato cazzo, vi assicuro. Ma che cazzo? Ok. Aspetta, ma... Che hai un cancro, non ti resta molto da vivere. Mamma mia, ma che cazzo? Poi la stessa gabbia utilizzata da quel bastardo di coso.
Come cazzo si chiamava il Ok. detective, quello che poi prende il posto di Kramer? Porca puttana. Ma aspetta un attimo, ma non c'è. Ah, è vero che non ho il coso di movimento. Vabbè, sti cazzi, è morto. Tanto, ragazzi, era uno malato, drogato, ha rovinato la vita di suo figlio. E inoltre ha detto Jigsaw. È un soggetto avente più o meno la stessa età di suo figlio, quindi quello sopra non è detto che fosse suo figlio, eh. Quindi se non si fosse ucciso avrebbe comunque condannato suo figlio. Jigsaw ragiona anche così, devi essere tu che arrivi con la tua testa. Comunque siamo in first person adesso. Ispeziono la scena del crimine. Ok, madonna. Cos'è? La pulizia era un optional? Il vetro spaccato. Non ci sono. Non lo so. Qua? Ottobre. C'è soltanto ottobre, non c'è un anno, una data indicativa di un cazzo. Qua una cucina sporchissima. E che cazzo è successo? In che senso? C'è un punto di domanda lì, eh? Lì c'è del sangue, signori. Minchia, quanto è buio. E tu? Ah, è vero, tu sei quello che ha... Quello che aveva fatto andare in galera un povero barbone al posto suo, al posto tuo. Perché avevi tipo ammazzato uno? Non mi ricordo. Forse aveva investito una persona e aveva infangato le prove facendo finire in galera un povero barbone che non c'entrava niente. Tu? Che cazzo sei? Ah beh, grazie. Grazie, cioè. Che riconoscenza. Sì, quindi questa era. Sì, questa era la casa di Tep. Perché vi ricordate, dopo l'ultimo gioco, Tep si era suicidato per la consapevolezza di non poter più inseguire Jigsaw e dover buttare tutto nel cesso dopo. Ma questo punto di domanda significa qualcosa? Ho riposto completamente a caso. Qua c'è la pistola, i documenti, tutti i dossier. Boh. Mi sembra strano perché c'è un punto di domanda lì. Salve? Lei è? Grazie! Chiuda, chiuda. Qua c'è una porta. Che cazzo c'è dentro? Cazzo, non c'è nemmeno una torcia, non vedo. C'è qualcosa lì, ma. Tipo le scale, che cazzo? Si vede niente, vi assicuro. Posso interagire con porte in un cazzo. Ah, però c'è uno specchio, posso vedermi. Che bel fiorino, guardalo lì. E questa pianta è morta, qualcuno cambi i fiori, per Dio. Che diavolo è sta roba? Che poi piove tutto e questo è in canottiera. Come cazzo è possibile? Cioè, questo è in giacca, cosa? E questo qua va in giro come se fosse estate. Bellamente, guarda. Guarda quanto è smargiasso proprio. Un bullo questo qui. E non dovresti fumare. Aia. Scusa,
Scommetto che era nascosto sulle scale, su quelle fottutissime scale. Cosa voglio? Voglio fare un gioco. Jigsaw in Saw 2. C'è da sorprendersi di come alcuni attrezzi possano salvare una vita. Ok, dove sono? Alzati e risplendi. Che cacchio? Quindi un massacro dei pieni, insomma. Partito prima, ma che cazzo? Che sei? Fotti pure. Porca puttana. Come ogni cazzo di giornalista, insomma. La stessa tempra del padre, ovvero spara un mucchio di stronzate senza nemmeno capire in che cosa si va immischiando. Se hai a piedi scalzi alcuni elementi pericolosi nell'ambiente ti circondano, potrebbero ferirti come nel vetro sui pavimenti. Beh, grazie al cazzo, più o meno siamo abituati dal primo su. Lì vedo roba che si può spostare anche di qua, sinceramente, quindi beh. No, aspetta. No, questa non si può spostare, stronzate. Sì, ma boh. Cioè non ho una barra della vita, non so cosa rifarmi per capire quanto, come sto messo. Ci sono un botto di valigie. Spinga. E siamo a 18 minuti, quindi porci. Siamo entrati ufficialmente nel vivo dell'azione. Abbiamo preso consapevolezza di essere Michael Tapp, ovvero il figlio del Detective Tapp, conosciuto sia dal film sia dal precedente capitolo. Siamo stati chiamati a giocare e siamo stati chiamati a salvare anche questa volta delle vite dai loro giochi, dalle loro ossessioni. Noi dalla nostra abbiamo un'ossessione, ovvero la verità, ma a quanto pare abbiamo corrotto la nostra reputazione vendendo le nostre informazioni o comunque sia adoperandole in maniera sbagliata, si suppone. Anche se io personalmente ho le mie idee ad oggi rispetto ai giornalisti, perché viviamo in un'epoca veramente di speculazione informativa in maniera allucinante. Comunque, termino qua l'episodio. Lascia un commento se sapete come fare. Link al prossimo video. Se non siete iscritti qua su YouTube, iscrivetevi. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. A presto. Ciao ciao.